Allora, fase di pick and ban e Nomad ci lascia subito come attaccante. Café Dostoevskij la vede, insomma, poco protagonista. Giusto? Riceve spesso un ban? Sì, No. sicuramente è una classe che ormai in meta viene molto spesso eliminata per andare a permettere magari maggiore fluidità anche a livello difensivo, andare un po' in più in giro. Poi già oltretutto un'altra classe che avrebbe ostacolato forse il roaming, quindi doppia classe eliminata appositamente per permettere un'aggressività in difesa. Mi immagino scintille a livello difensivo a questo punto, a meno che non vogliono eliminare sia Ela che appunto Vigil, non lo so, qualche altra classe, Caveira. Ah sì, non so, devi sapere che in Ranked viene tolta sempre Caveira, perché quando non si gioca full stack e soprattutto non si gioca tutti come Sì. team, avere Caveira contro, soprattutto in Ranked, è qualcosa di Però non la spaventosamente vediamo mai dannoso. in competitivo, neanche una No, volta. in competitive è inutile. Devi sapere che è totalmente inutile. Wow, Ma mai in. questa cosa me la devi spiegare meglio, cioè ormai mi ha incuriosito. In È un'operatrice che fa ranked? leva sulla mancanza di comunicazione del team avversario in attacco. Ma Ah, se il team dall'altra parte è una beh, squadra che adesso ho gioca capito, certo. competitive, si chiamano persino il numero del sasso Certo, dove e sta come fa a personaggio. fare leva sulla mancanza di comunicazione? Perché lei è un operatore veloce con un'arma stratosfericamente forte, perché la sua pistola, la Luison, soprattutto quando la sua abilità è attiva, la sua invisibilità, tra virgolette, perché non è proprio invisibile, ma diventa tipo si abbassa, è accovacciata, è ancora più veloce nel movimento e i suoi colpi ti one shottano, ti tira giù con un colpo di pistola, se ben assestato. Ed è fa malissimo, è fortissima, quindi in più se non sia mai beccasse un giocatore a spasso da solo, lo può andare addirittura ad accoltellare in una maniera particolare, cioè una finisher, diciamo una mossa finisher che solo lei ha, si chiama interrogazione. Questa interrogazione di fatto l'hai sentita forse strillare da Don Johnson TV qualche volta in qualche live, insomma quando succede nelle partite. A volte vedi delle squadre competitive che vanno a mettere Caveira solo perché vogliono sentire il suo interrogazione impazzito come pochi in live. Fa partire addirittura nelle sue live private su Twitch anche, insomma, la musica quando succede, musica latinoamericana, cose del genere. Comunque, fatto sta che quando avviene l'interrogazione, se non viene ostacolato dagli attaccanti, tutti gli attaccanti vengono istantaneamente segnalati sul LAD di tutti i difensori, nella posizione perfetta per qualcosa come mi pare 5 o 6 secondi, no, forse sono 10, non lo so, qualcosa del genere. Tutti gli attaccanti non hanno segreti, sai perfettamente dove sono. E quindi puoi uscire letteralmente da ogni finestra, da ogni porta, perché sai perfettamente dove sono i tuoi avversari. È un vantaggio E pazzesco. certo. Questa cosa ovviamente in ranked riesce ad essere particolarmente incisiva. Però è un po' meno bella questa entrata. Mamma mia, bella fino alla conclusione, diciamo, però bella, bella anche l'idea. Kevin però la meglio, bravi. Adesso inquadrato Tiz, Dostoevskij come al solito richiede alle squadre di sfruttare la sua verticalità. Spesso si entra dall'alto, che è uno dei punti forse più facilmente attaccabili Eddie, per andare poi chiaramente a disinnescare le varie difese, anche se non è che sia così facile, è più facile a dirsi che a farsi, ecco. Beh, un punto saldo andare. Non l'ha visto, non l'ha Come ha visto, fatto a non ragazzi! vederlo? Adesso Ah! lo vede, perfetto, assurdo. È un punto saldo andare a scendere dal tetto perché i difensori non possono salire sul tetto. Quindi, per forza di cose, è un punto solido, no? Quasi a dire, ok, questo è fatto. Da qui in poi si possono scendere, no? Altro frag per lui, riporta la situazione in parità 3 contro 3. Occhio perché lì dietro c'è un uomo, forse non se ne sono accorti. I due giocatori di Among Us e Esport girano l'angolo, ma è Rips ad avere la meglio appunto su Tiz. Era proprio veramente piazzato là dietro. Attenzione, tra l'altro l'ha fatto fuori con il fucile a pompa. Adesso cerca di usare l'SMG. Si studiano i due, una guerra ancora. Chi molla dopo, a chi riesce a piegare la volontà, la forza di volontà dell'avversario. Qua Arion inquadrato, 1 minuto 60 secondi sul timer. C'è ancora molto tempo per i Cyberground Gaming per sferrare questo attacco.
Chiaramente non ci sono tanti uomini, 2 contro 3. Manca un uomo all'appello. Sono entrati però, le bombe sono lì. Non si può posizionare il defuser perché ovviamente c'è ancora Salvo in piedi, andrebbe a negare con i droni. Questa è stata una presa di posizione da parte delle Mangoste sul finale, ma avrebbero potuto tranquillamente aspettare la mossa degli avversari, attendere che tentassero anche solo il pronto sugli ultimi secondi, sarebbe stato totalmente negato attraverso i droni di Ego. Round facile per le Mangoste. Giocato forse male dal buon Draghi inizialmente. Era carina l'idea di usare le cariche da breccia con il rampino insieme. Devi sapere che è una mossa, una combo che esiste da fin dal primo, dalla primissima versione del gioco e che, se ben coadiuvata, in realtà riesce a dare un bel colpo alla difesa avversaria. Beh sì, non ti aspetti che dopo l'esplosione, uno si aspetta l'esplosione, poi si posiziona perché esce qualcuno, tra l'altro non ti metti vicino all'esplosione perché potresti rimanere ferito, lì con l'esplosione ti entra un uomo in, dice, come in oscillazione, tipo altalena, quindi che entra un po' in velocità, chiaramente potrei perderlo con la mira e potrebbe avere un minimo di vantaggio tattico. Non è stato così, ripeto, buona l'idea, non buona l'esecuzione perché... Ma in genere questo tipo di manovra funziona quando è coadiuvata da un resto del team che fa qualcosa in quel momento, no? Un diversivo, per così dire, qualcuno che, fa un'azione da un'altra parte, certo, distrae il difensore che in quel momento non ti guarda, tu gli entri dalla finestra in un istante mentre lui è impegnato a sparare altrove e a quel punto sicuramente lo vai a giocare. L'entrata alla John Hull quella, eh? Ah sì? Sì. Ti sai che John Hull l'hai visto? Sì, però non ricordo questa. Vabbè, sono... Non proprio dalla finestra, però sai, i protagonisti Jumu sono sempre molto... entrano in un non lo so, bar pieno di mafiosi e tirano fuori le pistole, doppie pistole, pam pam pam, tutti a terra, una cosa del genere. Secondo round chiaramente in una seconda difesa, di nuovo l'implementazione di Cash, di Clash, scusate, questa difensrice, ovviamente difensore donna, non so se si dice difensore donna, come si dice? C'è un sostantivo per definire difensore donna? No, difensore è solo maschile. Questo difensore donna, caspita, ti ho preso in scacco, eh? Io avrei sempre voluto dire, ma non credo che esista questa parola, non credo neanche io, anche perché pure a me è capitato di doverla dire nel... comunque nel lavoro di caster, e no, non l'ho mai trovata, non credo che esista effettivamente. Difensore è semplicemente maschile. Difenditrice, non credo che sia una parola in italiano. Difensrice, con la S, difensrice. Beatrice difensitrice. Ah, difensitrice con la I poi. Boh. È orribile, lo so. Draghi su Kevin, quindi Cyberground, ma Clash può essere attaccata anche con lo scudo, elettricità fa dei danni però all'avversario, sono in 2 contro 1, alla fine cade però Villa per fraggare Pappa, fragga anche il compagno di squadra Tiz, quindi situazioni 4 contro 3, Cyberground in vantaggio numerico a 1,20 sul cronometro. Jopap però rimette tutto in parità, 3 pedine per lato, 3 pedine bianchi, 3 pedine i neri, e Salvo, anche lui non inquadrato, fa fuori Arion. Incredibile, questa partita era ormai in pugno al team Superground. Sembrava. Tra l'altro non si capisce se lo Jäger della squadra Mangusta sia in piedi oppure no. Salvo in piedi sicuro. Altro frag su Villa e ultimo frag di Rips su Arken, non prima che però Arken si portasse a casa Jopap. Ma è stato usato Jopap come esca praticamente. Sì, più o meno quella è l'idea. Un bait palesissimo. Dunque, un 2-0 abbastanza sonoro. Questo fa male perché effettivamente quelle Manguste avrebbero rischiato di perderlo il round, invece in conclusione sembrano aver ribaltato di nuovo la frittata in proprio favore. Non è la prima volta, non è anzi nemmeno una grande novità, visto che le Manguste stanno difendendo benissimo, l'hanno fatto sulla prima mappa, lo stanno facendo anche sulla seconda. Arriva una soluzione forse anche un po' disperata, Cyberground, devi sapere che questa è una offensiva che non si vede praticamente mai e forse non la vedremo neanche stavolta, perché almeno Buck viene sostituito. Fosse rimasto anche Buck, avremmo avuto all'appello ben 6 granate più 2 lanciagranate. Quindi Buck è stato sostituito da Twitch.
Comunque tocca a Abby, effettivamente io credo che sia la prima volta che la vedo. Sì, no, forse non proprio la prima, ma insomma, sarà pochissime volte. In realtà, Gli operatori sono comunque combinazioni. moltissimi, ricordarsi in tutte le partite che abbiamo commentato se un'operatrice è stata utilizzata o no, ovviamente è complicato. Però Capì, guarda, ti dico, è stata utilizzata durante il campionato, non molto così giocata per carità, però effettivamente qualche volta c'è stata l'occasione. Più che altro è andata anche in combinazione con altre classi, come possono essere appunto Finca, ma anche appunto Lesion, scusatemi, Jagal, che però adesso è bandito ovviamente, e magari anche per esempio Lion. Queste insieme, soprattutto era storica la combinazione Doccaebi, Lion e Blitz, perché era estremamente fastidioso. Sostanzialmente tu eri spottato sia a livello sonoro che a livello visivo, quindi gli avversari in attacco sapevano perfette dove eri, e c'era questo Blitz che ti caricava dritto perché tanto sapeva dove eri, e tu eri nel panico più assoluto, non potevi eliminarlo con le armi da fuoco perché lui chiaramente ha uno scudo e ti corre addosso. Questa è una classica combinazione da Ranked di qualche tempo fa. Addirittura ci si aggiungeva anche Finca, che con il suo boost rendeva tutto anche più complicato. Ma attenzione a Salvo che Mamma mia, ignora completamente il boost. Tiz ha fatto veramente corso all'interno, credo che volesse sfruttare l'effetto sorpresa, però non gli è riuscito perché l'unico frag che poteva andare a fare senza essere visto era quello che non è riuscito a fare appunto. Rips se lo porta a casa, anche se ha atterrato comunque uno dei giocatori delle Manguste Esports, 5 contro 2, adesso ancora facile per le manguste. Inquadrata proprio Doccaebi, manovrata da Draki. Adesso bisogna andare a cercare qualche frag proprio nei prossimi secondi. Arken lo trova, 1 contro 2 contro 4, però guarda qui si potrebbe, no, niente, non succede. Dicevo, le manguste hanno tutti, almeno in due, hanno pochissima vita, ma Arken ha meno vita di loro, ne mette a terra un altro, forse si può portare a casa questo frag. No, non è così. Manguste un'altra volta che sembrano nettamente superiori. Sì, perché tanto, insomma, credo che l'abbiamo detto anche prima, però lo possiamo dire anche adesso, ragazzi. Cyberground, attraverso questa già prima mappa persa, sono matematicamente fuori dai giochi, non possono Sì, più vero, riprendere. vero, vero, vero. Giocano per la gloria. Ormai Giocano per giocano la per la gloria. gloria e anzi forse la stanno letteralmente buttando via da questi 3 round, soprattutto quest'ultimo come è stato giocato da parte dei Cyberground, è sembrato che non avessero voglia di vincerlo più. Finali di Roma si sono ormai sfumate per Cyberground Gaming, org presente più o meno in tutta la penisola, org tra l'altro responsabile di una squadra di calcio virtuale reale, nel senso che Cyberground hanno creato la squadra del Palermo Calcio. Sono appunto una org siciliana che ha collaborato col Palermo per creargli la squadra eSport, e adesso impegnati anche nel campionato PlayStation e Rainbow Six Siege, e appunto, come ha detto giustamente Eddie, con la mappa persa precedente, anche se vincessero questa, non andrebbero ai playoff di Roma. Manguste che invece possono ancora sperare. Possono ancora sperare un pochettino, non tanto. Dipende soprattutto dai risultati in cima, dipende soprattutto dai risultati in cima, perché se dovessero vincere le squadre di Outplayed e Notorious, lasciando a 6 punti Airflow GP. Gaming e DNGGP, beh, ci sono effettivamente delle possibilità per le manguste di andare a prendere sullo scontro diretto la prossima settimana il quarto posto. Qua anche il terzo posto forse, poi Possibile, mi sì, certo. faccio dei ragionamenti con la classifica sotto mano. Effettivamente questa partita sembra non avere granché da dire, anche perché Cyberground prendono anche dei pick particolari, no? Sì, Fuse, è Esatto. vero, ci ho fatto caso solo adesso. Cioè, credo che, come hai detto tu, stiano cercando più di Divertirsi che fare un po' di altro. Spettacolo. Sì, anche gli attacchi sono molto meno riflessivi, sono molto più dritto Esatto, per qua guarda dritto. dove è arrivato Sledge a 2.23, praticamente è già all'interno dei due site, però questo dimostra che ogni tanto ci si può provare a fare questi rush, eh. Poi non succede mai, per carità, abbiamo detto
mille volte. Rainbow Six Siege è un gioco di posizioni, non è che puoi andare a correre verso l'obiettivo, però due volte su due sono arrivati abbastanza vicini senza trovare opposizione. Tizio tra l'altro fa anche il primo frag su Pappa, quindi chissà che la nostra lettura del la stanno buttando non sia sbagliata, e anzi i Cyberionics si vogliono giocare il tutto per tutto comunque per fare un dispetto alle manguste, che probabilmente col pareggio anche loro sarebbero condannate, chi lo sa? Sì, quasi condannate, cioè non navigherebbero da. Però ciao Papp, comunque doppio frag per lui, poi messo a tacere da Villa che lo spedisce a farsi una partita a Puzzle Bubble. Attenzione a questa 3 contro 3. Nonostante fossero appunto i Cyberground arrivati vicino al site quasi subito, ancora manca, cioè manca poco, un minuto, e ancora non sono andato al plant. Beh, perché chiaramente perché l'obiettivo è difeso, non per altro. Peccato sul finale, perché in realtà qui erano molto vicini alla possibilità di andare a diffuggere forse delle perdite ingenti agli avversari. Rimane Arken un po' isolato rispetto agli altri due compagni sull'altro settore, sul corridoio di bianche. E qui purtroppo subisce un po' la distanza, anche perché dovrà andare a recuperare il defuser. Ci sono anche gli occhi del male posizionati, credo ci siano anche dei droni di eco parcheggiati da qualche parte che stiano insomma fornendo informazioni alla difesa ancora in piedi con estrema tranquillità, non sapendo dove sono i suoi due avversari. Arken qui è costretto semplicemente a sperare, il tempo scorre però e chiaramente lui non è favorito. Eh no, il tempo corre, scorre, corre sempre controvento quando sei un attaccante. È proprio vero. Manguste 4, Cyberground Gaming 0. Andiamo a vedere se c'è ancora qualche pick fantasioso. Qualche pick intendo qualche operatore, qualche scelta di operatore fantasiosa. Per adesso no. No, sembra... adesso sembrano essersi rimessi in carreggiata. IQ, Touch, Ribana, Ash e Zofia. Questa la team composition per la squadra in attacco di Cyberground Gaming. Clash, Echo, Mute, Jaeger e Castle per quanto riguarda le Manguste Esports. Clash però prima non ha fatto una bella figura, ma lo ripropongono. Anche l'attacco, ti dirò, questa non è la formazione più adatta ad aggredire questo sito, sapendo dove sarebbero tornati gli avversari, perché non perdono un round dalla mappa precedente, sai per certo che sarebbero tornati in cucina. Io onestamente avrei provato di qualcosa di un po' più mirato, qualcosa come Capitao, sapevi per certo che i tuoi avversari avrebbero probabilmente riproposto Flash, cioè, avevi delle sicurezze in questa rotazione. Io onestamente avrei provato nel Cyberground a mescolare un po' le carte in tavola. Quelle che vedo come classi in attacco le vedo molto più concepite con l'idea di andare comunque dritto per dritto ad aggredire gli avversari al suono di gunfight. E quindi si sono presi di fatto le classi che sono più confident negli scontri a fuoco, da quello che vedo. Poi magari sapranno subire una filosofia differente, però se ti si palesa davanti una Clash e tu hai quelle classi lì, non gli puoi fare praticamente nulla. Magari gli puoi sparare una stun di Sofia, sì, per carità, però a meno che non siate tutti insieme a fare gruppone e chiuderla, è difficile. Questa è una mimetica molto particolare sull'AUG di IQ. C'è subito uno scontro tra Tiles e l'operatore, il giocatore adibito all'utilizzo di Clash. Qua due giocatori dei Cyberground cercano di attaccare la panetteria, ma Jopap ha la meglio sul primo che Draki, cerca anche il secondo, non lo trova. Vediamo se Villa qui ci regala un momento. Che cosa... Sì. Ecco, il momento ce l'ha regalato, non quello che speravo io. Purtroppo è diventata un po' goliardica anche questa partita. Vabbè, ma ci sta, purtroppo, nel senso non la definirei purtroppo, dai, i ragazzi stanno divertendo ed è ok, super ok. Poi, bagno di sangue. Attenzione però a fare dei team killer, che capito che la vuoi regalare all'avversario, ma intanto Villa non mi sembra che sia proprio dello stesso avviso. Kevin rimane da solo contro 3. Vediamo a questo punto se è lui a fare il bello e il cattivo tempo. Non è così. Finalmente Cyberground Gaming spostano, spintonano e eliminano. Posso continuare con i sinonimi? È quello 0 e lo sostituiscono con un 1.
Qui si sposta ancora la difesa, si va in sala camino. Sembra diventato tutto un po' più sobrio dopo una vittoria delle Manguste subentrata. Scusatemi, dopo una vittoria di Sabrigano subentrata, forse un po' per un atteggiamento lascivo delle Manguste, che ci può stare per carità. Entrambi forse l'hanno presa un po' a ridere, ma forse un po' troppo, perché di fatto le Manguste qui si stanno ancora giocando la qualifica in LAN. Sarà che i Sabregrando sono entrati dritti e per una volta evidentemente questa logica è stata anche un po', insomma, premiata quando si è stato più lento. Ci sarà forse un tentativo di spawn pick, sono curioso di vedere Vamba in azione con questo Doc a tirarci fuori forse qualche magia. Occhio perché adesso te la riprendo questa magia, eh. Allora, visto che magari i giocatori si stanno divertendo, cerchiamo di divertirci anche noi. Ci passiamo le metafore? Vuoi? Io sono pronto. Setup difensivo che prevede dunque anche tante piastre investite al piano di sopra, dunque ci sarà tanto investimento, tanti giocatori che faranno una difesa un po' in doppia barra, anche se di fatto le bombe saranno al piano inferiore. Questo non a caso perché vogliono impedire una cosa stanno facendo qui, non lo sanno neanche loro. Benissimo. Arena ci sta scherzando un po' su. Qui più che magia si tratta di una danza, una specie di danza, diciamo così, dai. Arcan, a testa in giù come Spider-Man. Te la ricordi la scena del bacio con Mary Jane a Sì, testa in giù? emblematica, storica. Storico. Lo Spider-Man 1 diretto da Sam Raimi. Kevin, lui comincia Sinfonia di Frag, è il primo appunto a lasciarci, un giocatore di Cyberground Gaming. Qua devono andare addirittura a raccogliere il diffuser che è caduto per terra. Effettivamente partita che comincia a diventare confusa. Andiamo a vedere Villa, ci regala un momento all'interno della Lounge Sigari. Non trova nessuna opposizione, non c'è nessuno che contesta quella zona. Addirittura in pre-fire, ah, in verità mi sono sbagliato, là dietro c'è proprio qualcuno. E Villa spera che quella Claymore possa essere efficace. Qui stanno facendo leva sull'aggressività degli avversari che in effetti si sta manifestando. Tanto è vero che le Manguste si ritrovano ora in inferiorità numerica. Addirittura il push all'interno del sito, forse un po' sparpagliati, ma funziona. Funziona, sì. Jopap, vediamolo qua. Fatto un frag, adesso è una 2 contro 3. Vediamo se ci regala un momento. Ha paura dell'inserimento avversario. Cerca ogni angolo. Giocatore che adesso guida Jäger. Attenzione, passerà un uomo proprio lì davanti. Lo trova, gli spara e non riesce però a far suonare appunto la sua musica. Villa dall'altra parte appunto l'ha fraggato. Adesso tutto nelle mani di Rips in 1-1 contro 3. Finisce qui grazie al frag di Arion. Cyberground Gaming che sembrano crederci, finiscono 4-2 questo side. Non malissimo, no? Sì, effettivamente qui recuperano abbastanza. Vuoi non vuoi, evidentemente le Manguste si mangiano un paio di round che avrebbero cambiato forse tanto sul lungo andare. Anche perché sembrava che i Cyberground fossero un po' nel pallone. Attraverso questi due punticini portati a casa, effettivamente lo spazio di manovra c'è. E non è detto che in difesa non si ricompongano giocando molto più seriamente, magari meno D-bag, meno scherzi, meno, insomma, atteggiamenti goliardici per andare poi effettivamente a portarsi a casa una mappa. Che come dicevi te, caro Simo, se le Manguste perdessero questa seconda mappa andrebbe il pareggio e il pareggio L'Italia non alle gambe, sì, non certo. servirebbe a nessuno, no? Come abbiamo detto appunto, media contro Evolut. Anche qui cambierebbe ben poco.
sarebbe anzi un danno e una grande occasione per quelli che stanno già su, che si vedono ancora più irraggiungibili. Mi stanno scrivendo qualcosa. Forse sarebbe meglio non mostrarlo, ho paura che sia qualcosa di poco elegante, non lo so. Vabbè, ma la creatività va sempre premiata. Ho rinforzato la parete. Rom. Rom sarebbe continuato con qualcos'altro. È stato interrotto. Si sono un po' rallentati. Mangusta dovrebbero entrare a gamba tesa, visto che gli avversari si sono preoccupati più di scrivere cose piuttosto che creare il setup difensivo. Quindi non hanno posizionato praticamente nulla. Da qui in poi dovrebbe essere, tra virgolette, vittoria facile. Insomma, i colpi arrivano sul corpo di Jopap, che li subisce. Va a cercare il fragma. E Arion il primo a andare nello scoreboard. E anche Draki su Rifts. Quindi subito Silver Ground Gaming in vantaggio. La stanno buttando, per carità, lo fanno anche vedere. Non lo nascondono. Però poi Manguste che non capitalizzano. Attenzione, stiamo continuando a scrivere. Forse hanno chiamato. Perché ha visto, scusa, la scritta, certo, i buchi che vengono creati. E Kevin qui rovina l'opera d'arte dell'avversario. Chissà cosa stava scrivendo. A questo punto c'è un buco di troppo, forse la scritta non sarà facilmente leggibile. Devi sapere che in Go For capita a volte che vogliano scrivere qualcosa. Sì, ci sono ogni tanto le dediche tipo I love Eddie scritto da qualche parte. Mamma mia, Eddie. Hai visto, mi fanno anche le dediche. Poi non so cosa volessero scrivere. Però c'è qualcos'altro dall'altra parte, evidentemente, che non si riesce a leggere. Draghi fa una bella passeggiata un po' per conto suo. Ok. Roma arrivo. Ma con R, eh? Quindi. Jopap, altro frag. Adesso sai perché non gaming, che sono rimasti solo in arrivederci due. Roma arrivederci, addio, non so. Immagino che, visto che non sono più qualificati. Occhio che Arion comunque non mi sembra che sia l'uomo che molla, anzi vuol far vedere le sue qualità. Magari si vuol far comprare un altro team. Eccolo che ingaggia, bravo, contro Kevin. Bella HS, elegante. Andiamo a vedere se tira fuori qualche altra magia di Hogwarts. Qua potrebbe veramente regalarci un momento. A Defuser in terra. Guarda come arriva verso questo giocatore. Adesso deve solo vincere la 1 contro 1 per portare a casa un altro round ai Cyberground Gaming. Va direttamente al disinnesco, al contro disinnescamento, e però arrivano i colpi stavolta, salvo a gioco insomma, non facile. Roma mia. Ah, Roma mia. Ciao Roma mia. No? Una cosa del genere, sì. Qualcosa del genere. Hai visto che sono stati educati, ragazzi? Bisogna sempre avere fiducia. Tu dici, non li inquadrate, chissà che scrivono. E adesso, siccome mi è successo in GoForo che scrivessero ben altro genere di cose, adesso che abbiamo abbassato la guardia, adesso che gli ho fatto i complimenti, esatto, adesso arriva il carico da 90. È vero, è probabile, è possibile. Allora, ci riprovano doppio bar. Non lo so se stiano cambiando qualcosa nell'atteggiamento. L'idea, strutturalmente le classi ci sono, eh. Potenzialmente è una difesa fattibile. Sì, ok, non ci sono specchi di mira, ma non ci possono essere perché è bandita. Non ci sono occhi del male di maestro, magari avrebbero dato una mano. Non ci sono droni di eco, anche questi avrebbero potuto essere utili. No, è di nuovo una difesa scrittura. Una difesa da scrivere, ragazzi. Guarda come si mettono bene. Ognuno, tra l'altro, fa una lettera. Esatto. Super precisi. Molto, molto carini. È vero. Ah, Roma c'è. Sicuramente Rom. Una parte
non è Roma, vedi, perché non c'era entrato prima, Roma. Oh, Roma. Chi? No, quella è una cappa. Penso sia una R. RIP, Roma RIP, Ah, Roma ok, RIP. Roma Fantastico. Allora faccio un RIP. applauso ai ragazzi di Cyberground Gaming. Veramente. Molto simpatici. Hai visto che bisogna aver Sì, fiducia? GG. no, GG, bravissimi, bravissimi, Ah, rispetto per voi. per me l'avete vinta qua. Io vi darei questa mappa vinta, Cyberground, vi darei questa mappa Se vinta. servisse, gliela darei. È vero. Col fatto che non serve, ovviamente a questo punto spero per le manguste che possano continuare il sogno. Sai che... Sogno romano, vacanze romane. No vacanze, non venite in vacanza a Roma, che chi viene in vacanza a Roma poi se la vede con me. Mescolare le carte in tavola in questo contesto va ad essere un po' disorientante per le manguste che non sono abituati magari a Sì, trovarsi... questa è una cosa che No? si dice spesso, no? Quando tu giochi e sei abituato a giocare a un certo livello, se giochi contro uno più scarso o Ma che fa tanto, il più tanto più scarso, ti trovi male. Non credo in questa teoria, Dai, lasciami quel dire. discorso lì del siamo scarsi, hai visto il post? Siamo scarsi, ci siamo chiamati sconfitti a tavolino, siamo iscritti al torneo di calcetto e ci siamo chiamati sconfitti a tavolino. Così sul nostro primo match ci hanno chiamato in campo insieme ai nostri avversari, quindi Stella del Sud versus sconfitti a Stella del Sud sconfitti a tavolino, solo che questi sono andati dall'arbitro, lo hanno cominciato a menare, sono stati squalificati, quindi noi abbiamo vinto a tavolino. Sento già profumo di finale. Ecco, questo sembra essere proprio l'idea. E ti si innamora dei... Questo non è neanche un meme, però delle battute infelici, delle battute infelici che Ovvio. trova su internet. Dovete sapere che tutto il Reparto insomma, esatto, il reparto DSL. DSL ha un gruppo WhatsApp dove ci scriviamo ogni tanto, insomma, facciamo delle battute e così via. Eddie è sempre, come si dice, è sempre generoso, generoso nel regalarci perle come questa che ha appunto adesso citato. Andatevela a cercare su internet, tanto la trovate. Fa ridere effettivamente. Qua Rips la prova proprio sporca. Saltando voleva trovare il corpo dell'avversario che tra l'altro stava già mirando, era proprio lì preciso. Ah sì. Non si aspettava forse il tuffo. Credo che si No, ok, aspettasse il semplicemente tuffo non di... se l'aspettava, però, cioè, se Guardava lì. tu che ti tuffi pensi di poter avere vantaggio su uno che in verità sta guardando lì, insomma, mi sembra che devi essere molto, molto ottimista, no? Cioè, perché È vero. tu che ti tuffi non sai dov'è, in tutta la stanza. Lui sta guardando lì, meno male deve mettere giù il joystick. Joypad, scusate, non vorrei mai. Perché joystick non va bene? Beh, il joystick è un'altra cosa. Stai Davvero? Cosa mi stai dicendo? scherzando? No. Stai scherzando? No, Stai scherzando? Il non lo so. joystick è quello così? Il Ah, sveglia... Ah, joypad è quello così? No, ok, joystick è quello per, con la cloche che per i piloti, diciamo. può anche non vuoi che ti faccio vedere com'erano i joystick, non lo so, cioè. Wow, davvero non sono la stessa cosa? Io li ho sempre chiamati sempre Certo che non entrambi sono la stessa cosa. Questo è un joystick che va bene, che me ne fa vedere solo di recenti. Scusate, voi ragazzi non vedete, lo potete cercare su Google Immagini, comunque come sto facendo io. Ah, Però vedi, però... attenzione, c'è anche il soundtrack. Ecco qua, questo è un joystick. Questo qua. Che vedi che non è una cloche, ma Ah, ok. proprio un joystick. Si giocava così una volta. Non c'erano i joypad. Poi, giustamente, potendo fare delle levette analogiche molto molto sensibili e precise, andando avanti col tempo, il joystick ha perso significato, perché col pad puoi usare praticamente tutte le dita. I videogiochi che sono diventati da una parte sempre più semplici come esecuzione, ma dall'altra sempre più complicati come controlli, perché i giocatori sono cresciuti, e mentre sul Nintendo di tanti anni fa avevi due tasti in croce, adesso sulla PS4 c'hai, insomma, se non usi tutti gli otto tasti più che sono 8, 9 e 10 i click che sugli analogici, non sono contenti. Non
Non c'è gioco che non ti faccia usare tutti i tasti. Tant'è che infatti se tu inizi a giocare un gioco, poi smetti e per un po' giochi a un altro, ritorni su un gioco più complesso, Animo. devi ricominciare a capo perché non ti ricordi più i tasti. No, tant'è vero che spesso e volentieri succede proprio il meccanismo di dire: ok, se l'hai abbandonato non ci ritornerai mai più. Infatti, È andata. poco ma Te la sicuro, sei giocata. esatto. O lo ricominci da capo e reimpari tutto, Poi cosa che ci chiaramente butti altre ore. dipende sui videogiochi complessi che hanno controlli complessi, questo vale il doppio. Comunque 5 a 3 alla fine della fiera, eh? Ridendo e scherzando, due round con le scritte, i Cybercrawler si sono portati a casa e qui Il Salvo panico, ragazzi. decide di far fuori uno dei suoi amici perché la vuole rendere lunga e perigliosa questa strada verso Roma, semmai ci sarà Roma. Qui Villa però gli fa un favore, fragga Tiz, quindi una 3 contro 2. Ritz che effettivamente se la può portare a casa, bravo qua, bella kill in HS su Villa. Adesso una 2 contro 2, Tra l'altro quindi. Villa giocava con Caveira, purtroppo non abbiamo potuto vederla espressa nella sua interezza, però aveva scelto una classe molto precisa. Attenzione perché lì c'è un uomo, lui non lo sa, infatti Arcana è gioco facile. Si è trovato davvero in vantaggio di posizionamento. Adesso andiamoci a gustare questa 1 contro 1, di Rips contro Arion, credo che sia rimasto per quanto riguarda Cybercrown Gaming. Attenzione, già arrivano i colpi, Rips deve stare molto attento, io non mi affaccerei da lì, aspetterei che invece fosse l'avversario da destra e da sinistra, invece bravo chiaramente a cambiare posizione. C'è ancora tempo, Rips. Puoi andare addirittura a fare il giro da un'altra parte. Invece no, vuole entrare perentorio. Era Arken e non Arion. Che conclude con questo balletto anche lui. Dalla musica alla magia al ballo. Tutto ci stanno facendo vedere i Cybercrown Gaming. Ragazzi, però, cioè, the comeback is real anche qui. Round 10. No, ma è assurdo perché qui le manguste se ne sono mangiato un altro, ma di quelli proprio epici. Quella kill, Friendly Fire con la carica da breccia di Termite, insomma, è Quello è un errore abbastanza. grosso, certo, quello è un errore grosso. Ti ripeto, qui è sempre la stessa questione, no? Il discorso degli sconfitti a tavolino, hanno già perso, la stanno giocando un po' a casaccio, però evidentemente le manguste in un certo senso si sentono disorientati, non sanno bene come approcciarsi. Se da una parte si stanno facendo una risata, dall'altra si pensano, insomma, fanno Ma fatica a sai, c'è comprendere. pure il meccanismo dell'orgoglio, no? Nel senso, i Cybercrown hanno detto ok, Roma RIP e ce l'hanno anche scritto sul muro. Rimane che comunque sei in streaming, commentati da Eddie e da solito bassa voce, e non vuoi sfigurare. Quindi, insomma, dopo che hai scritto Roma RIP davanti a tutti e insomma l'hai trollata così, comunque adesso si gioca quantomeno sui gunfight, se la stanno giocando il tutto per tutto, non lo stanno mollando. E infatti 5 a 4. Stanno addirittura scrivendo ancora altro. Un cuoricino mi sembra che sia. Questo cosa. Non sto capendo cosa. Kira. Eddie. Dai, grandi, grazie. Ancora applausi, c'è un cuoricino, ma forse però il cuoricino, attenzione perché tra me e te vuol significare qualcosa Ma di, no, ma che. come si dice, stanno sottointendendo che tu No. mi piaccia. Attenzione che non è proprio sbagliata questa Vabbè, ma questo teniamocelo per noi, vogliamo. No, scherzi a parte, ragazzi, grazie, troppo gentili. Grazie, veramente. Allora, possiamo notare che nello scherzo Team SummerGround ha tappato una difesa solida e che gioca ancora per vincere, perché in effetti si ritrova a un passo dal punteggio avversario. Stiamo parlando di un Sì, 5 a infatti. 4, è A fattibilissimo. meno che non gliela give upano proprio alla fine, gliela concedono. Dice, vabbè, te la regaliamo, ma io Sì. credo che se da una parte è subentrato lo scherzo, dall'altra è ritornato l'agonismo un pochino, a dire ok. Però Sì, ti effettivamente perché no? ripeto, l'orgoglio. Togliamogli questi 2 punti. Ci stiamo, perché non glieli dobbiamo. Insomma, perché non ce la dobbiamo giocare seriamente?
Occhio qua al gaffa, viene detto da Villa, aveva una posizione molto migliore. Tiz anche si porta a casa Pappa. Manguste devono avere un po' più di calma, non possono andare a affrontare l'avversario posizionato meglio dietro a un corridoio. Devono aspettare, incrociare, chiamarsi e così via. Salvo adesso fa il vantaggio numerico 3 contro 2. Attenzione a Villa e alla sua posizione, che effettivamente poteva essere più pericolosa di così. Adesso andiamo a vedere Arken, bello alla meglio qui Arken su Kevin in due tempi, bellissimo, sembrava che fosse praticamente morto, poi invece non è stato così. Che cosa ha combinato Villa? Hanno aperto il muro davanti, giustamente lo hanno chiuso a poco. Il bello è che però Arken è riuscito a vincere la sua gambetta e a mantenere vivo questo scontro ancora una volta. Ha a disposizione anche una smoke per negare un pochino il plant. Oltretutto è ritornato all'interno dell'obiettivo, cosa che effettivamente le manguste adesso dovranno ridronare, evidentemente. Infatti ecco, c'è un drone di Thatcher. Qua viene mancato l'attimo, ma invece lo trova sul l'altro giocatore. Subisce in verità più danni lui. Probabilmente il drone aveva funzionato, sapevano dov'era. Arken adesso deve guardarsi da due lati, destra e sinistra. Non sa da quale parte provengano i nemici. Alla fine le manguste riescono ad apportarsi su quel 6 tanto agognato, tanto sognato e tanto importante, visto che è il preludio alla vittoria. Basta arrivare a 7 a Rainbow Six Siege. Le partite finiscono quando la prima squadra va a 7. Quando i Cybercrown hanno deciso di giocarla più seriamente, le manguste hanno vinto il round. Sarà un caso, non credo, secondo me, invece è proprio perché proprio i CCG l'hanno riportato in un tono di un po' più di serietà e le manguste ne hanno approfittato, hanno avuto un po' più i binari preimpostati, è stato un po' più semplice. Tra l'altro un sacco di kill per Salvo, che è per adesso protagonista. Jopop ne ha ammazzati parecchi, ma è morto anche tantissime volte, 8-10 per lui. Villa dal canto suo, sebbene non sia proprio la sua mappa. No? Niente. Vabbè. Dai, è l'ultima volta che li commento, poverini. No, non è vero, perché non so, mi ricordo la tabella per settimana prossima, se sono ancora in stream. Beh, speriamo ovviamente di avere due partite che siano importanti per la classifica finale. Ripetiamo, una delle partite, quella degli Airflow Gaming, si giocherà il 26, ci hanno detto? Martedì. Sì. Martedì 26, martedì 26. Non scrivono niente questa volta, però i ragazzi ancora ci avete fatto ridere e divertire, oltre che emozionare come al solito, allo stesso tempo io vi ringrazio. Altro sappiamo che sicuramente li vedremo poi in azione anche nelle prossime Go For e Certo, quant'altro. certo. Non è una novità, insomma, sono sempre stati grandi protagonisti. Hanno magari perso l'occasione per Roma, però ci può anche stare, insomma, è la prima volta che facciamo un campionato PlayStation su Rainbow Six. Qualcuno per forza di cose doveva Perdere. Eh già, è su vero. 8, per l'esattezza la metà, ecco. Sempre che la mia laurea in ingegneria funzioni ancora. Cosa che io escluderei, onestamente. Ricordo che io ho fatto esami anche come fotonica, di cui non ricordo niente. Quando parlo con i miei amici che non hanno fatto ingegneria, io ho fotonica, che hai studiato, UFO robot? Che c'aveva i raggi fotonici, ma tu sei troppo piccolo, non ti ricordi UFO Come no, conosco anche la canzone. Ufarbo, ufarbo, robot? Bravo. ufarbo. Molto bene. Molto, molto bene. Ma più che altro per i Game Boy, non perché seguissi veramente Ufarbo. Ho avuto la fortuna di avere degli amici che ascoltavano molto Game Boy. Se vuoi il fun fact è che UFO Robot, altrimenti detto Goldrake, è il primo cartone animato di robottoni giapponesi a essere stato trasmesso in Italia. E la cosa incredibile è che fu trasmesso dalla Rai in prima serata in pompa magna. Se non che dopo tipo qualche puntata subito associazioni di genitori e roba, no, questa roba violenta. In verità UFO Robot Goldrake è uno dei meno violenti, era proprio studiato da Gonagai per abbracciare il pubblico femminile, pensa, e Ma in dai. generale
ecco, avere comunque sia un'apertura più grande a livello di audio. È molto più blando come avventura. Attenzione, arrivano i primi colpi, salvo su Arken. E quindi cominciano le manguste a odorare questi 3 punti che tanto gli servono. Giova fa KS, bellissimo. Tra l'altro su Tizze ne può fare un altro, lo fa. Infatti qui il corpo però di Arion Villa suona la riscossa dei suoi su Rifts. Draki inquadrato in questo momento può fare un frag là sopra, invece no. Kevin alla fine se la porta a casa. Manguste Esports che vincono questa partita 2-0 e quindi dopo ieri anche oggi 2 partite su 2 senza pareggi in streaming abbiamo del tutto eliminato la nostra maledizione Eddie. Qua lo scoreboard dei due team, come potete vedere, non c'è grande differenza perché alla fine è finita 7-4, 10 frag per Villa, 14 per Salvo. Salvo. Anche Jobop comunque molto Anche vicino. Giova molto vicino con i 2 frag che ha fatto proprio in quest'ultimo round e quindi